Surla Village ci aspettano per la Santa Messa. Putara! Putara presente! Ciao! Ciao Emilio! Ciao, come va? Bene! E tu? Bene, bene anch'io! Nonostante le notizie sul Bangladesh, non troppo felici, si va bene! Sì, abbiamo letto e abbiamo sentito. Sei preoccupato? Per niente, assolutamente no. Senti Emilio, questo sì. È il mese missionario, qualche parola, poi ti salutiamo. Quello che volevo dire, guardando la buccia di settembre, dire la missione è partire ma anche restare. Col tempo cresce con la chiesa in cui si va ad annunciare, cominciare essere presente con loro, camminare in quel loro cammino che hanno, farti conto della nuova appartenenza alla chiesa, è facile raggiungere dei primi anni, poi dopo continuare davanti un po', diventa più faticoso, più profondo e anche più bello, si scopre tante cose dopo tanti anni, ma durante la missione direi che dopo noi premiare per dopo, dopo molti anni e tante piccole cose che prima non si guardavano, poi adesso invece si riscoprono bene tanti piccoli gesti, tante piccole presenze dello Spirito Santo che è in mezzo alla gente, anche non credente, questo missione, saper vedere queste piccole luci, queste piccole testimonianze che lo Spirito Santo segue in mezzo agli uomini. Tutte le culture, questo è un augurio anche per voi, saper accogliere anche tutti quelli che vengono da voi, e gente che c'è qualcosa da dire, chissà se troveremo mai il tempo di ascoltarla in Italia, gente che viene, che è venuta in Italia con fatica. Senti Emilio, senti, ti devo dare una bella notizia però. Bene. Prima di tutto che sembra che in settimana si costituisca il gruppo missionario fatto da giovani. Va bene, bellissimo. Era ora? Direi sì, tantissimo. Quando si ritorna in Italia senza un gruppo di missionario, qui riferisce, siete un po' come se in mare, senza un certo gente a cui attaccarsi, soprattutto le prime settimane del ritorno, cioè le settimane un po' più in cui si è un po' più annaspanti, benissimo, vero male, avere un gruppo qui felici, modo per riprendere un po' lo stare in mezzo a voi, è molto bello e importante e che possa continuare, ok? Va bene, senti, basta così per oggi, tanto ci sentiamo prima di Natale, tu stai bene? Fisicamente, benissimo. Fisicamente intendo. Sì, perfettamente bene, ma è stato così bene in vita mia, sto bene, sì. Va. La gente è arrivata soddisfatta di ritrovarmi, ancora più in salute di prima. Senti, adesso dove sei? Cosa stai facendo adesso in questo momento? Adesso sono qui, andiamo a Po, cioè un centro che abbiamo vicino al paese grosso, e qui c'è gente che lavora in qualche... con l'US, c'è qualche studente, e domenica pomeriggio facciamo la messa per loro, quindi ogni domenica pomeriggio vengono qui, facciamo la messa con un gruppo di 20-30 persone, la gente che lavora qui nella cittadina, mentre la casa giocherà a pallone domenica, quindi non potete fare calde. Quale dove? Dove i bengalesi? C'è un paese musulmano, c'è un campo da pallone. Tutto occupato dal riso adesso, è un bel riso. Adesso è l'ultima pioggia che non fa un po' fatica ad arrivare, fa un caldo tremendo, fa un caldo proprio altro che quello italiano. Magari si sente sempre bagnati dal mattino alla sera, va bene comunque. La gente ci fa compagnia, non ci accoglie neanche, è normale. Benissimo, senti Emilio, un abbraccio fortissimo, stammi bene, ciao! Ciao, un abbraccio a tutti, ciao, ciao. Ti manderò magari due fotografie, ti manderò per lettera.
se arrivano. Sono della chiesetta, abbiamo fatto da Zoe Champoucault, con il contributo della zia Tilde. Non mi vedo in foto perché stavo venendo in Italia perché ho malato. Poi sono tagliato che ricordando me è la zia Tilde che ha dato questo. Posso essere un segno, Come si chiama la località? Come si chiama la località? Surla si chiama. Surla me lo ricordo. È stata l'occasione di partire di 400 adulti per giorni, vedi? Surla me la ricordo benissimo, Surla. Quando hai bevuto il Bangla un pezzettino. Però sì. Per quella zona lì, con la giornata di benedizione della chiesina, anche 400-500 adulti hanno raggiunto il battesimo di un grande festa. Mi dispiace che io proprio non c'ero, perché ormai mi non ricordo mai per venire in Italia. Mi ricordo la vecchia capanna che c'era il tetto di lamiera che si prendeva dentro nella testa talmente. Sì, ciao Emilio, stai bene? Ciao.